Buongiorno. A presto, grazie mille. Buongiorno. Saluto a tutti. Saluti. Allora, noi proseguiamo la nostra mattinata, abbiamo un colloquio ora con Elsa Fornero, che è professore ordinario di economia politica all'Università di Torino, è coordinatore scientifico del CERP, il Center for Research on Pension and Welfare Policies, presso il collegio Carlo Alberto, è stato ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità tra il 2011 e il 2013, tutti noi la conosciamo. Buongiorno professoressa Fornero, grazie. Grazie per essere qui con noi, la sua voce, la saluta anche Francesco Varanini, la sua voce insomma chiaramente per noi è fondamentale, insomma ragioniamo sulla responsabilità di formare futuri leader e quindi insomma, la sua prospettiva su questo tema è particolarmente significativa. Io insomma, mi sento di sottolineare una riflessione che mi fa piacere ricordare in una recente intervista, lei ricorda come si trova spesso a ragionare con chi inveisce, con chi ha più animosità che argomenti. Ecco, siamo in una situazione in cui molto spesso le persone hanno più animosità che competenze per ragionare sulle cose e questo direi che insomma è il nostro problema. Francesco. Sì. Grazie per questo invito, mi fa piacere essere con voi oggi. Il tema che discutete, che avete proposto alla discussione, è molto importante e direi che in effetti segue proprio quanto lei ha detto in chiusura dell'altro panel, del primo panel, e cioè che occorre uscire dal perimetro, dai perimetri che conosciamo, e cercare di aprire per comprendere. Devo anche dire che rispetto all'ultima cosa che lei ha detto, viviamo, che era un po' anche al centro di quell'intervista alla quale lei ha fatto riferimento, forse possiamo vedere oggi qualcosa di positivo. Dobbiamo sempre metterci buona volontà in Italia per cercare le cose positive. Ma siccome esistono, io penso che sia anche il momento per cercare di contrastare questa negatività da cui siamo circondati e che, di cui ci nutriamo purtroppo tutti i giorni. E qualcosa di positivo, non alludo soltanto al governo Draghi, che certamente è un fatto molto positivo, non alludo soltanto al cambiamento di impostazione nelle politiche, ma direi proprio negli atteggiamenti dell'Europa e nel nuovo modo di declinare l'europeismo, che anche questo è fondamentale e non dobbiamo mai dimenticarlo, ma alludo anche al fatto che tutto ciò che ha contrastato negli anni passati un senso buono di interpretazione della classe dirigente, del ruolo di guida che una leadership deve avere, tutto ciò che ha contrastato un atteggiamento positivo rispetto a questi elementi dei quali discutete oggi, tutto ciò oggi è un po' in ritirata. Pensiamo soltanto allo svilimento della competenza, dell'istruzione, del merito, all'affermazione del uno vale uno, e quindi l'ultima informazione raccolta su un sito vale quanto l'opinione di un esperto. No, allora, tutto questo che era veramente, che ha raggiunto nel nostro paese, forse più che in altri, livelli di parossismo, creando anche molta negatività, perché mi pare che qualcuno dei vostri interlocutori precedenti lo dicesse, nella classe dirigente, anche una classe che deve dare l'esempio, e noi siamo stati pieni di cattivo esempio. Ecco, però di tutto questo oggi, diciamo che tutto questo sembra un po' in ritirata, che persino alcuni di quelli che hanno praticato questo
svilimento di tutto ciò che è cultura, che è merito, che è educazione, che è valorizzazione di ciò che le persone conoscono come esperienza e come conoscenza, beh, persino alcuni di questi non solo hanno cambiato idee, atteggiamenti e predicano cose diverse, ma forse oggi c'è anche una consapevolezza nella popolazione di quanto sia importante avere una classe dirigente che guidi il paese in ambito politico, ma anche economico, ma anche per esempio nella ricerca. Ci vogliono leader che portano innovazione nell'ambito della ricerca, perché se ciascuno discute le cose degli altri, magari sforzandosi di trovare un piccolo difetto per avere una pubblicazione, non si va molto avanti. Quindi lasciatemi cominciare con una nota un po' positiva, esattamente sul fatto che oggi almeno ci si vergogna a dire questo lo dice lei in maniera anche sfacciata, a uno che ne sa molto più di te. Ecco, questo è il punto di partenza, no? Però il problema è anche chiederci quanto sia diffuso questo punto di partenza. Probabilmente noi che siamo qui ci vergogniamo e qualcuno non si vergogna e continua a comportarsi in un certo modo, sia che faccia parte di una classe politica, ossia un manager, un dirigente, ossia un cittadino. Allora, un lavoratore, no, in un'azienda che non mantiene gli impegni presi, che non è trasparente rispetto al suo datore di lavoro, eccetera. Allora, alla fine, credo che lei ci possa proprio aiutare, anche in virtù della sua esperienza personale, a dire come si fa a testimoniare questo, anche a costo, anche essendo coraggiosi, a costo di prendersi critiche, no, o di sbagliare, no? Cioè, il punto di partenza sia come noi proviamo a essere classe dirigente. Perciò quell'articolo che lei ha scritto in un giorno non a caso, no, l'8 marzo, sulla stampa, credo che sia interessante, perché c'è dentro anche dell'autobiografia e c'è dentro una forse anche, credo sicuramente, una fatica personale e anche lo scontro con un'incomprensione, però la convinzione di fare qualcosa che vale la pena di fare. Lei aveva cominciato l'articolo citando un verso della poetessa Zimbrowska, no? Ecco, potremmo ripartire da lì, perché secondo me è proprio un modo che ci mette in gioco, così come stiamo facendo in questo momento, come se fossimo insieme in un'aula di formazione, no? Allora, questa la citazione con cui ho cominciato il mio articolo, che era, mi era stato chiesto una riflessione su donne e potere, a partire proprio dalla mia esperienza. E io mi sono ricordata che in alcune occasioni qualcuno si è riferito a me, in quanto ministra, come a una persona di potere, che è qualcosa che io non ho mai avvertito, e lo dico in maniera molto sincera. Io ho avvertito di essere una persona che aveva responsabilità, che aveva doveri, che doveva provare a risolvere, certo non da sola, ma comunque dare nel proprio ruolo tutto quanto possibile per risolvere i problemi che non erano narrazione per il paese, erano veri e reali ed erano diversi da quelli di oggi. In tutto questo si mescolano emozioni, si mescolano conoscenze, e mi è parso che questo brano, questa citazione dalla poetessa Svetlana Zimbrowska, premio Nobel, poetessa polacca, dia molto l'idea di quello che io ho vissuto, ma che credo sia caratteristico di una declinazione al femminile, diciamo, della leadership. Lei dice:
è difficile, facile, impossibile, ne vale la pena. Ecco, qualche volta ti sembra estremamente difficile, qualche altra pensi che sia persino facile. Poi ci sono i giorni in cui pensi, no, è impossibile, però dici, ne vale comunque la pena. E questo per noi, io, il mio modo di interpretarlo, voglio dire, perché poi ciascuno si trova ad esercitare non il potere e neanche, tutti possiamo essere un po' leader. Per esempio, conta molto come ci atteggiamo. Io mi sono trovata a fare il ministro, non mi ero preparata a fare questo, perché sono stata chiamata e credo, dicendolo di nuovo con molta onestà, che se te lo chiede una persona nella quale tu hai stima, e io avevo e ho grande stima di Mario Monti, se te lo chiedono in un momento che interpreti come veramente di difficoltà grave per il paese, non dici no scusate sono occupata a scrivere un paper. Continuo, io sono stata nella mia vita una dipendente pubblica sempre, come professore, ricercatore, professore universitario, e quindi passavo da una posizione nell'ambito, diciamo, del servizio pubblico a un'altra che comportava responsabilità molto più grandi. E allora lì le responsabilità non sono quelle nei confronti di una classe, che può essere una classe universitaria anche molto ampia, non sono quelli nei confronti dei tuoi figli, dei tuoi nipoti, dei tuoi amici, sono quelli nei confronti del paese, o sono quelli di chi ha responsabilità aziendali nei confronti di quelli che lavorano con te, lavorano per te, sono tuoi clienti, sono, sono persone con le quali ti interrelli. Ebbene, il mio modo di intendere la responsabilità e non tanto il potere era esattamente quello di contribuire in piccolo a dare una nuova direzione al paese, perché il paese non aveva alle spalle 20 anni di crescita felice, no, aveva alle spalle 20 anni di sostanziale staticità dell'economia, staticità anche sociale, che vuol dire incapacità di dare prospettive ai giovani meritevoli, i quali in molti casi se ne sono andati. E quindi dare una direzione nuova, una guida, impostare il paese verso una nuova strada, a me sembrava il modo di operare. E questo, allora, la citazione della poetessa mostra proprio le difficoltà di tutto questo, ma mostra anche che se lo fai con un atteggiamento che per l'appunto non è di esercizio del potere fine a se stesso, ma è di esercizio della responsabilità, ne vale comunque sempre la pena. Ecco, lei grazie. Mi ha chiesto, dico solo più questo, sì, sì. E mi ha chiesto cosa ci vuole. Ecco. Io non lo so come sia venuto, se per grazia del cielo, anche per magari una mia forza interiore, ma quello che io ho trovato importantissimo è mantenere l'equilibrio, non perderlo, perché se perdi l'equilibrio, da un lato sei disperato e dall'altra perdi ogni riferimento. Ecco, l'equilibrio è molto difficile, un leader o un dirigente che non sia una persona equilibrata, con senso della misura, con senso della responsabilità, non è un buon, non fa bene il suo lavoro. Non fa bene il suo lavoro. Sì, dunque, grazie per averci ricordato questa differenza tra potere e responsabilità, e poi anche per aver messo in campo una cosa che può sembrare una situazione che può sembrare ovvia, quella del fatto che essere una donna è un conto, essere un uomo un altro, e bisogna mettere in campo se stessi. Se si mette in campo se stessi, queste dimensioni non ha senso rimuoverle, ecco, mentre talvolta magari sono anche rimosse nell'immaginare i compiti di un manager. Però a me, lei mi ha fatto venire in mente una domanda che
mi sono sempre sentito fare nei master di risorse umane, no? Giovani che si preparavano a fare il ruolo di HR manager, come si dice oggi. Mi dicevano alla fine, se venivano portati su questi argomenti, ma allora io non lo faccio il direttore del personale, perché mi devo assumere delle responsabilità, è troppo difficile, poi magari devo licenziare, faccio delle scelte. Allora, per non sbagliare, non lo faccio. Questo si chiama... Ecco, io tendevo a rispondergli, a dire, guarda che se non lo fai tu, lo fa qualcuno con meno senso di responsabilità di te. Però non era una risposta forse abbastanza buona. Ecco, come si fa a fare sentire, diciamo, interesse per questa responsabilità e per questo peso, che però è il modo anche di spingere persone a entrare dentro la classe dirigente, a non lasciare che non ci sia circolazione, no, e innovazione nella classe dirigente? Beh, è chiaro che... Allora, io ricordo quando mi è stato chiesto di partecipare al governo guidato da Mario Monti. E, fra l'altro, non mi è stato dato tempo. Questo succede, credo, anche nelle aziende. Qualche volta si dà l'opportunità a qualcuno di assumere responsabilità importanti e non gli si dice hai 3 mesi per decidere, si dice guarda, ho bisogno della tua risposta entro, a me fu detto, meno di un'ora e mezza per avere l'indomani il governo che giurava a Roma e che faceva immediatamente un primo consiglio dei ministri. Allora, in questi casi uno, per carità, può anche dire no, rinuncio, e quindi potrebbe sembrare che dire sì sia espressione di una ambizione persino sconfinata, se ti chiedono di fare il ministro o se ti chiedono di assumere una posizione di responsabilità. Però io credo che almeno l'altro elemento che io ho sempre considerato è il dovere. Nelle circostanze in cui io mi sono trovata, ma in cui i manager si possono trovare, anche quelli che si occupano di risorse umane, sono momenti difficili, perché se chiedere di risolvere problemi facili, beh, ci sono capaci tutti, no? E quindi qualche volta le sfide sono oggettivamente molto complesse. Ma lì il paese sembrava veramente in gravissime difficoltà. Non era, lo ribadisco, una questione di narrazione o di complotti, peggio ancora. E come si fa a dire no grazie? E tu devi assumerti le responsabilità. Io so che ci vuole un po' di coraggio. Il coraggio o uno ce l'ha, come diceva Don Abbondio, come diceva Manzoni, se non ce l'hai non te lo puoi dare. Però le persone possono anche essere educate all'assunzione di responsabilità. La formazione, noi lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, però poi nell'appiattimento e nello svilimento generale forse ci siamo un po' dimenticati. Ma la formazione è anche formazione alle motivazioni delle persone. Tra l'altro, visto che parliamo a persone che si occupano di risorse umane, io credo che questo oggi sia un problema importantissimo nel mondo del lavoro. E soprattutto con riguardo ai giovani, i quali, molti dei quali, voi lo sapete, sono in una condizione di né studio né lavoro, quindi sono in una sorta di limbo in cui certamente sono connessi perché hanno sempre un telefonino che possono utilizzare per connettersi, ma alla fine sono soli e il rischio è che perdano motivazioni. Allora, quando prima si diceva aprire i perimetri, oggi ci vuole anche formazione in termini di motivazione. E questo credo che per chi entra in una impresa, e lo vediamo anche oggi con il cambiamento che c'è nel perimetro degli obiettivi, perché per un po' di tempo
in maniera certamente nociva alla stessa impresa e comunque nociva alla società, si è detto il tuo compito è di fare profitto e non pensare ad altro. Non è così, non può essere così. E noi sappiamo che un bravo manager, un bravo direttore del personale, non può solo contribuire al taglio delle spese, perché se fa così, magari nel breve termine ottiene un aumento dei profitti attraverso una riduzione dei costi, ma è troppo facile e troppo limitato. E quindi cosa ci vuole? Ci vuole anche la motivazione personale che, ripeto, non dipende soltanto da considerazioni monetarie. Certo, è sempre una questione di come, di esempi, di formazione, di messaggi, di narrazione. Se noi diamo l'impressione che il successo nella vita si misuri soltanto con i soldi che si fanno o con l'ostentazione di consumi, l'ostentazione di uno status che altri non raggiungono e che tu magari raggiungi indipendentemente dal fatto che hai maggiori meriti, ma lo raggiungi perché conosci le persone giuste. Guardate che noi queste cose le abbiamo coltivate per tanto tempo. Ecco, questo è importante. Quindi è, diciamo, nel ruolo di manager che si occupano della formazione degli altri o della selezione della classe dirigente in qualche modo, dobbiamo ricordarci questo. Forse innanzitutto noi che avevamo dimenticato anche noi certe cose probabilmente. Quindi si riparte un po' da questo nell'immaginare una nuova classe dirigente. Assolutamente sì. Si riparte da una classe dirigente che ha sentito prima descrivere tutte le qualità che una classe dirigente deve avere. Intanto è conoscenza. Adesso smettiamola di dire che si può essere ignorante e fare tutto. Può anche capitare nella vita che uno abbia geni che lo portano a realizzare grandi cose essendo molto ignorante, ma in generale il messaggio che va dato è che studiare può voler dire anche formarsi professionalmente in un certo mestiere, non vuol dire necessariamente avere soltanto ricercatori, no, sì. Ricercatori sono importanti, ma noi abbiamo anche bisogno di chi sa fare il mestiere di una volta, rivisti nell'ottica di oggi. Quindi questo è un messaggio che va recuperato per tutti, perché chi dirige deve avere conoscenza, competenza, quindi non può essere nuovo, arrivare lì, assumere grandi responsabilità senza aver mai avuto delle esperienze dirette di che cos'è l'esercizio della responsabilità. E poi ci vuole intanto onestà. Onestà è anche molto importante, perché anche lì, se noi mostriamo soltanto esempi negativi e diciamo bravo perché evade le imposte, perché è un furbetto, il furbetto di turno, questo deresponsabilizza molto. E poi ci vuole la trasparenza nei meccanismi di selezione. Uno non si deve trovare a dirigere cose importanti se non ha le qualità per farlo, ma se è stato scelto soltanto perché è cooptato da un gruppo che tende a vedere soltanto all'interno di quel gruppo qualcuno. Guarda, io sono stata in consigli d'amministrazione anche importanti, in particolare l'Intesa San Paolo, ero nel consiglio di sorveglianza e ricordo che quando ci portavano delle nomine importanti, e io facevo sempre delle domande su modalità di selezione, su qual era il nucleo finale di persone, come era fatto il nucleo finale di persone tra cui poi la scelta venne fatta, e qualche volta dicevo, beh, ma se noi dobbiamo dare questo incarico molto importante, dobbiamo parlare con la persona. Cioè, io ricordo in particolare qualcuno che assume la funzione di antiriciclaggio. E io dissi, ma insomma, uno a cui affidiamo l'antiriciclaggio, io vorrei vederlo in faccia. Vorrei parlare, avere l'opportunità di parlargli mezz'ora, capire le sue motivazioni. E non dirmi, ah no, è stato selezionato attraverso il curriculum. Va bene, il curriculum sappiamo adesso che si fanno, più o meno sappiamo anche le
linee guida per fare dei curriculum, ma dobbiamo andare al di là di ciò che è qualche volta l'apparenza. E le hanno dato retta i suoi colleghi, ha potuto parlare con questa persona. Sì, devo dire che fu chiamato, era in quel consiglio, era a Torino, perché qualche volta era a Milano, altre volte a Torino, e feci la richiesta, ci fu un briciolo di disorientamento, ma siccome lui era a Torino, venne, noi passammo un'altra pratica, poi venne e così parlammo con lui. E io personalmente fui convinta che era una persona alla quale si poteva affidare un compito così importante come l'antiriciclaggio in un paese, perché adesso, per carità, siamo in una condizione particolare, però adesso non si parla neppure più di evasione fiscale, sì, è sì, vero, sì. Tutto viene sospeso, però non possiamo dimenticarci che noi avevamo un grosso problema di evasione fiscale. Ce l'abbiamo ancora, l'abbiamo solo... Per il momento tacitato, giustissimo. E io sono anche convinta che bisognerà aiutare le imprese, bisognerà aiutare anche i manager delle imprese ad avere una visione che fa parte di quella che è la filosofia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Badate che ci sono tutte e due le cose. E sì, non sì. Abbiamo... Invece di chiamarlo in inglese, no? Con quel nome? Sì. Se diciamo ripresa e resilienza ha molta più concretezza e è più impegnativo alla fine anche. Io amo molto queste due parole, perché la ripresa non è soltanto crescita economica, è molto di più. E dentro anche una ripresa di valori che sono stati calpestati, e valori che sono, per esempio, la parità di opportunità, e non solo tra generi, ma soprattutto la parità di opportunità a favore di chi nasce in condizioni sfortunate, meno fortunate. È lì che si gioca la vera parità. Entro anche tu, Chris. Grazie professoressa, abbiamo avuto una dimostrazione plastica del fatto che avere delle donne nei consigli di amministrazione è fondamentale, quindi ci vuole un pensiero. Beh, non è solo il consiglio di amministrazione, perché potrebbe essere nel management delle aziende. Però lei, la professoressa, ci ha portato questo esempio, anche perché insomma è importantissimo, ce l'ha accennato anche Lucio Caracciolo, questo tema del potere che non si può scindere dalle responsabilità. Allora insomma le donne che insomma sono che nelle posizioni in cui occupano hanno davvero la responsabilità di scardinare certi meccanismi e portare una visione diversa che porta appunto a fare cose in modo differente, come ci ha raccontato la professoressa Fornero. Peraltro del tema di come si trovano le persone giuste, del tema di andare oltre il curriculum, ne parleremo il 31 di marzo nel nostro incontro. Io per ora devo salutare la professoressa Fornero, che ringrazio moltissimo per aver condiviso questi temi con noi. Naturalmente vi auguro di avere altre occasioni, perché i temi sono davvero, abbiamo davvero una grande sintonia con quello di cui abbiamo parlato oggi rispetto appunto ai temi che trattiamo con i nostri direttori del personale, quindi spero vorrà accettare anche un prossimo invito in un'altra occasione. Per ora la salutiamo, grazie molte. Grazie a voi e un saluto cordiale e tanti auguri a tutti. Grazie, grazie molte, grazie professoressa.